Se vogliamo essere seri senza fare promesse particolari, io come ho sempre detto lo ribadisco, io sono interessato all'acquisto del marchio della Regina che deve essere riaffidato al comune che se non è evidentemente fuori di testa come lo è stato a giugno di un anno fa, permettetemi di dirlo perché la vita poi va tirata fuori nella maniera giusta, dovrebbe dare il marchio della Regina alla squadra che oggi ha la Regina. Quindi io sono disponibile, che mi sembra si faccia lunga, questo marchio costerà 50-60 mila euro, se chi attualmente ha la Regina non se lo vuole comprare, lo compro io, anche stamattina. Paghiamo 60 mila euro, poi lo diamo al comune che lo deve dare alla Regina. Come posso io poi aiutare la Regina in futuro? Permettetemi anche qui di essere semplice. Io non posso prendere direttamente la Regina, ma per esempio l'ultima volta che ho proposto un finanziamento, scusatemi, da 100.000 euro mi è stato detto di no. Addirittura ho visto che il presidente, chi comanda la Regina, si è messo a pubblicare le mie immagini sul fatto che io dovrei avere una causa. Cioè, bisogna cominciare a diventare grandi, a diventare giusti. Io ho detto in maniera molto chiara, se torniamo indietro di un anno e andiamo a vedere come mai la regina è arrivata a chi attualmente ce l'ha, qui vanno in galera in 7 o 8, anche 10. E non lo dico perché sto a giocare, lo dico con serietà, perché non c'era paragone tra l'offerta fatta da Bandecchi con imprenditori locali e l'offerta che veniva dalla Sicilia. Sono stato chiaro su questo. E quindi chi ha scelto ha fatto qualcosa che non doveva fare. Ora, detto questo, la regina non è mia, io posso comprare il marchio e darlo. È da mo' che dovevate aver risolto anche questo problema. E ancora oggi, avere ancora questo problema a Reggio è veramente una cosa indegna e indecorosa. Yeah, city now, oh yeah.